così viva. Tutte le mappe dei dominanti chiedono di essere disarticolate dal punto di vista dei dominati. Il guaio del nostro tempo, che in ciò costituisce forse un unicum nell'intera storia umana, almeno nella sua odierna radicalità, vorrei dire, sta nel fatto che per la prima volta non c'è soltanto una generica asimmetria nelle mappe del conflitto. Per la prima volta, oggi, in maniera totale e illimitata, i dominati subiscono l'egemonia dei dominanti. Si muovono con le mappe fornite direttamente dal polo dei dominanti. Questa è la novità storica dell'Evo post-1989. Ossia i dominati si muovono con le mappe dei dominanti pensando anzitutto che lo spazio in cui vivono alla stregua di docili servi che amano le proprie catene sia il solo possibile, muovendosi appunto nell'ordine di quella che a livello ontologico potremmo chiamare la mistica della necessità, questa concezione centrata sull'invariabilità dei rapporti di forza, con annesso disincantamento, con annesso disinnesco di ogni passione utopico-trasformativa, con annessa docile servitù rispetto alle proprie catene. Questo è il nuovo scenario post-1989. Le categorie del pensiero unico sono le categorie che vengono, proprio perché del pensiero unico, vengono univocamente utilizzate anche da coloro i quali dovrebbero rovesciarle per proporne di nuove, evidentemente. Ecco, il pensiero unico amministra totalmente le coscienze anche di chi dovrebbe muoversi con altre categorie. E questa è la specificità della nostra epoca storica, di cui appunto l'esigenza di un ricartografare, potremmo anche dire, la realtà in cui abitiamo con nuove categorie. Pensare altrimenti significa sottrarsi alla presa mortifera del pensiero unico per tornare a mostrare la possibilità, anzitutto, come cifra dell'essente, senza una rivoluzione ontologica, vorrei chiamarla, senza un mutamento di prospettiva nella nostra concezione, nella nostra immagine del mondo, non è possibile alcun pensiero alternativo, ci si muove sempre nell'ordine del discorso egemonico, che è quello basato su una sorta di depressivo disincantamento scaturente da un innesto acrobatico e postmoderno di Nietzsche su Heidegger. Per un verso Nietzsche viene innalzato a sulfureo vate dell'oltre uomo postmoderno, post-borghese, post-proletario, ossia essenzialmente l'individuo a illimitata volontà di potenza consumistica, l'individuo che è un atomo illimitato di energia, di volontà di potenza, per il quale tutto è possibile. Questo è il nuovo oltre uomo postmoderno quale si è venuto forgiando a partire dal 1968 come anno di ammodernamento dei rapporti di forza capitalistici, come anno di scolpimento del nuovo io postmoderno, del nuovo individuo oltre uomo a illimitata volontà di potenza. E poi tutto questo viene, questa nuova antropologia del desiderare illimitato capitalistico, questa nuova antropologia ispirata a Nietzsche, liberamente riletto dai postmoderni in chiave liberal-libertaria, si innesta in una cornice ontologica di ordine heideggeriano basata sulla immutabilità umana dei rapporti di forza, essenzialmente su una concezione della storia umana come storia non gestita dall'uomo, come processo destinale al quale nessuno di noi può sottrarsi, né tantomeno possiamo sottrarci operando coralmente. Ecco perché sarebbe interessante anche sviluppare il modo in cui molti hanno utilizzato Heidegger, soprattutto negli anni 70, in ambito marxista, come camera di decompressione per abbandonare la prassi trasformatrice, il progetto di redenzione in nome di un fatale nichilismo dell'attesa di un mutamento a venire affidato ai processi stessi della storia dell'essere. Il passaggio dall'undicesima tesi su Feuerbach di Marx, ormai si tratta solo di trasformare il mondo, al noto e disincantato corollario di Martin Heidegger, ormai solo un Dio ci può salvare, che è in qualche modo il compimento di una inestetica dell'inazione, di una rassegnata, sia pure fiduciosa, attesa di una trasformazione a venire non dipendente da noi, è esattamente il vertice di questa prospettiva, di questo mutato ordine nei rapporti delle cose. Ecco, io credo invece che